Per l'ottava giornata del campionato di promozione del girone A scendono a Martinsicuro gli aquilani del Paterno. La squadra del mister Di Paolo ancora imbattuta, 4 vittorie e 3 pareggi, è al terzo posto della classifica, ma il Martinsicuro sta volando al secondo posto, 4 lunghezze sopra gli aquilani. Martinsicuro come sempre parte forte, al settimo minuto Valentini gira benissimo, Di Girolamo risponde da par suo, poi Ebeye non riesce a trovare la porta. Ancora occasionissima per Valentini, ben servito da Pezzoli. Il duello continua tra lui e il portiere Di Girolamo, che devia in tuffo anche una punizione di Nepa, poi è annullato per offside, molto dubbio, un gol a Pezzoli. Si fa vedere dalle parti di Chiodi il Paterno con una punizione di Campanile che scheggia la traversa. Poi è De Cesaris alla mezz'ora a provare un destro da fuori area. La partita si sblocca un minuto più tardi su azione di calcio di punizione, ben battuto da Jonathan Nepa. L'incornata è del solito Roberto Cucco. Stavolta nulla può. Di Girolamo. Chiedono gli estremi per il calcio di rigore, i locali, con un atterramento su Nepa, lascia correre l'arbitro, arriva subito il raddoppio al 37esimo, altro traversone dalla corsia di destra, la palla sorvola Pezzoli, non Antenucci che è bravissimo a inserirsi e a incornare in rete, 2-0 Martinsicuro, predominio netto dei locali, e ripresa però l'esperto attaccante Sergio Idrofano potrebbe riaprire il discorso, ma il suo colpo di testa finisce sul palo. Inizia forte come aveva iniziato al primo tempo il Martinsicuro con una serie di opportunità, prima Nepa in tandem con Ebeye, poi Valentini anche nel secondo tempo ha un paio di clamorosissime occasioni, qui invece è bravo a servire Pezzoli uno contro uno col difensore aquilano Martini, il suo tiro è alto, ottimo traversone di Porfiri al 26esimo, De Cesaris anticipato al suo compagno Piunti. Pezzoli proprio non riesce a trovare la via del gol. Ci prova anche il neoentrato Fini, ma Di Girolamo sicuramente si conquista la medaglia di migliore in campo dei suoi. Ancora assist di Nepa per Fini, ma il 3-0 non arriva, anzi Piunti con un intervento da grande difensore salva la porta di Chioli che rimane oggi imbattuta. I 3 punti se li aggiudica meritatissimamente il Martinsicuro che vola al primo posto per virtù della sconfitta inaspettata del Team 604 a Sant'Omero. Siamo con Roberto Cucco, difensore goleador del Martinsicuro. Non sei nuovo a queste prodezze, soprattutto di testa, sei formidabile, sei un bellissimo giocatore, ma non solo quello, perché oggi ti abbiamo dato migliore in campo, perché comunque hai tenuto a bada gli attaccanti loro, Idrofano, poi anche quando è entrato Cilli, davvero loro erano pericolosi. Martinsicuro ha vinto 2-0 con il Paterno, squadra ostica. Tu Roberto, come hai visto la gara? Sapevamo che era una gara difficile, abbiamo preparato bene in settimana, sapendo che comunque andavamo a affrontare una squadra tosta, fatta di gente fisica che comunque non molla un centimetro, però oggi la squadra è stata superlativa in tutti i reparti, a parte il fatto di migliore in campo, devo fare i complimenti a tutti i miei compagni per questa partita perché tutti hanno dato il 100%. Sì, il risultato 2-0, ma poteva anche essere più ampio perché loro sono stati insidiosi all'inizio della ripresa con quel palo di Idrofano, però per il resto la partita l'avete fatta voi e non si sono contate le opportunità che avete avuto. Ecco, forse questo è l'unico neo che se si può chiudere la partita si deve Questo chiudere. purtroppo è un nostro limite che ci portiamo avanti da un po' di tempo e dobbiamo chiudere le partite prima perché abbiamo troppe occasioni ma non le mettiamo dentro e questa cosa ci può andare, a volte ci va bene, però capiterà delle volte che non sarà sempre così, quindi dobbiamo migliorare sotto porta e essere un po' più cattivi. Sì, arrivano notizie positive anche dagli altri campi. Giornata perfetta oggi la vostra perché pare che abbia perso il Team 604 in quel di Sant'Omero. Vi ritrovate in vetta prima del previsto. Nessuno pensa se l'aspetta, nessuno ci sperava su questo. Noi pensavamo innanzitutto alla nostra partita e comunque loro erano la terza forza del campionato, quindi staccarli un pochettino comunque era una buona cosa. In più arriva anche questa notizia, quindi siamo, no, felici, ma super felici.
Ringraziamo il mister Di Paolo degli ospiti del Paterno. Oggi partita difficilissima qui a Martinsicuro, lo sapevate, ma è andata molto male perché comunque la partita è stata sempre appannaggio loro, 2-0. Voi potevate rientrare un po' nel secondo tempo con quel palo di Trofano, ma comunque loro hanno avuto più occasioni di voi. Non so come l'hai Sicuramente vista. l'Anazi l'ha fatta bene. Forse il mio rammarico è aver cambiato un po' l'ossatura della squadra in confronto delle prime 7 partite, però avevo non timore, però conoscevo bene il Martinsicuro e ho cercato di tamponare dove potevamo tamponare, avendo pure con la formazione iniziale, avendo pure le velleità, diciamo, la speranza di poter anche poter offendere, quindi poter cercare di vincere la partita. Io credo che una cosa si è notata molto, che Martinsicuro, in virtù dei gol che ha fatto nel primo tempo, meritati, ha avuto, come si dice, l'entusiasmo, ha avuto tutto, anche, e ha evidenziato anche una tenuta atletica molto importante, fino alla fine ci ha pressato, non ci ha fatto ragionare. Noi forse moralmente siamo scesi molto. Ecco, questa è una partita, è una sconfitta che per noi spero che sia salutare, perché ci fa tornare un po' con i piedi per terra, soprattutto in virtù di aver incontrato, credo, la squadra in questo momento più forte del campionato. Noi non siamo questi, perché le altre partite che abbiamo fatto, i punti che abbiamo raccolto fino adesso sono meritati. Ecco, oggi forse un po' disorientati da questo andamento della gara, ecco, dobbiamo cercare di riprenderci moralmente il più presto possibile. Domenica abbiamo un'altra trasferta importantissima, appunto, in Romagna, e quindi dobbiamo subito risalire la china. Ci dobbiamo fare un esame di coscienza, sapendo di aver incontrato, ripeto, forse la squadra più forte del campionato, e potercela così giocare, soprattutto per i nostri obiettivi, che è quello di centrare i playoff. Sì, ringraziamo anche Marco Paolini, dirigente del Martinsicuro Calcio. Marco, la squadra sta volando, oggi una vittoria importante contro una squadra dura, terza forza del campionato, che vi porta inaspettatamente in vetta. Beh, sì, inaspettatamente aspettiamo l'ufficialità dal campo di Sant'Omero. Si dice che, appunto, il team abbia perso fuori casa, però prima di dire che siamo in vetta aspettiamo l'ufficialità dei risultati. Comunque sia, penso che dopo la partita di oggi il campionato abbia preso una certa direzione. La terza forza del campionato, Paterno, una squadra ostica, diciamo che, senza sbilanciarmi troppo, sembra che sia una corsa tra noi e il team. Poi il campionato è ancora lungo, siamo ancora a ottobre, perciò il cammino è ancora lungo e irto di difficoltà. Il cammino è lunghissimo, tu poi quelli del Team 604 c'hai un piccolo sassolino nella scarpa che immaginiamo ti faccia ancora un po' male, Ma quindi. più che con il Team 604, Sassolino, devo dire, ce l'ho con i giocatori dell'anno scorso che avevo Villafiori, perché alla fine la partita abbiamo persa noi, non è che l'hanno vinta loro, però. Ok, Marco, senti, quindi adesso bisogna tenere la vetta, sarà sempre difficile perché quando arriva la capolista tutte le squadre già si impegnano al massimo con voi, adesso lo faranno ancora di più. Ma indubbiamente quando affrontano la capolista sembra una vetrina importante per gli avversari. Come ti dicevo prima, la vetta. Speriamo che sia la vetta questa sera, appena usciranno i risultati. Noi lo diamo per scontato. Se effettivamente è così, da adesso fino alla fine del campionato dipende solo da noi. Se siamo veramente in vetta, che siamo primi, ovviamente dipende tutto da noi. Noi abbiamo premiato Roberto Cucco, sei d'accordo? Come uomo partita, oggi è stato importante sia dietro che segnato. Ma Roberto Cucco è l'ennesima conferma che è un calciatore di categoria superiore. Comunque sì, un applauso a lui, che tu premi come migliore in campo, ma un grande applauso anche a tutti i ragazzi che si impegnano dal primo all'ultimo, e anche i ragazzi che sono in panchina, che incitano e aiutano i propri compagni. Ringraziamo il mister Roberto Vagnoni dei locali del Martinsicuro, oggi è arrivata una bellissima vittoria contro una squadra forte. Mister, è stato più facile del previsto perché loro ci aspettavamo qui a Martinsicuro una squadra che vi desse comunque del filo da torcere, voi li avete
surclassati sul piano del gioco. Il punteggio poteva essere più ampio. No, sinceramente abbiamo creato tanto, mi dispiace che facciamo fatica a fare gol. Adesso siamo in condizione, magari creiamo tanto. Il problema è magari quando non staremo al massimo in condizione, capiranno due o tre palle gol, se non ne facciamo quando non ce ne abbiamo 10, poi diventa difficile. Comunque loro, secondo me, invece è una buonissima squadra. Sicuramente ha sofferto un po' il ritmo del martedì sicuro, che è abituato a giocare su sto campo. E abbiamo fatto una prestazione, abbiamo mossi in mezzo a campo, cioè in ampiezza, in profondità, molto bene. È una squadra strutturata, sinceramente mi aspettavo un po' di più, nel senso che giocavamo sempre questa palla lunga sul numero 9, ma siamo stati bravi sulle seconde palle e poi a giocare subito in avanti, e i ragazzi sinceramente hanno fatto una grande partita. Sì, loro potevano, l'unica occasione che hanno avuto inizio ripresa con quel palo di idrofono, hanno comunque attaccanti forti che segnano parecchi gol ogni stagione. Voi comunque vi siete divorati tantissime opportunità e comunque sotto il piano del gioco non siete mai stati in difficoltà, anche il pubblico alla fine nemmeno chiedeva più di tanto il recupero perché aveva la situazione in mano, diciamo. No, però il calcio è fatto di episodi, guarda, dopo 20 minuti, 25 abbiamo giocato, penso solo noi. Se il campanile avesse fatto gol su quella punizione, il primo tempo saremmo andati in difficoltà, la squadra esperta che avrebbe spezzato il gioco, quindi vai sotto di un gol, aveva fatto mezz'ora alla grande, vai proprio in difficoltà mentale, invece per fortuna hanno preso una traversa e poi hanno fatto gol e diventato tutto più facile, ma sprechiamo troppo, dai. Mister, se è vero che a Sant'Omero la squadra di casa ha vinto, vi ritrovate in vetta. Ora non lo so, sinceramente, però mi stavo dicendo di sì, ma se siamo lì vuol dire che adesso in questo momento ce lo meritiamo, però adesso è troppo presto, andiamo avanti partita per partita e poi vediamo. Io ho detto sempre che dobbiamo arrivare all'ultimo mese a giocarci qualcosa di importante, per adesso ci stiamo riuscendo e speriamo di riuscirci poi alla fine del campionato. Aspettiamo il giorno di ritorno, vediamo come siamo messi e poi da lì possiamo cominciare a tirare qualche somma, ma il campionato è lunghissimo, quindi dobbiamo ancora fare molto bene, le difficoltà arriveranno, dobbiamo essere pronti a gestirle in maniera nella migliore.